Mi scusi, sto cercando un certo signor Stark. È dentro con il colonnello Phillips. Oh, naturalmente, se vuole può attenderlo qui. Io stavo leggendo di lei. Ah, quello, sì. Beh, insomma, io ho solo fatto ciò che andava fatto. Sembrava molto più di questo. Ha salvato 400 uomini. Davvero, non è stato nulla di che. Lo dica alle loro mogli. Non credo fossero tutti sposati. Lei è un eroe. Beh, questo, insomma, questo dipende dal significato che gli si dà. Le donne americane le sono molto riconoscenti. E visto che non possono essere qui... Capitano, siamo pronti a riceverla se non è troppo occupato. Sì. Agente Carter, aspetta. Trovare una compagna non era poi così difficile. Peggy, non è quello che stai pensando. Io non penso niente, capitano, proprio niente. Hai sempre voluto essere un soldato e ora lo sei, proprio come tutti gli altri. E che dire di te, Stark? Come faccio a sapere che voi non vi siete fondiuti? Ancora non capisci proprio un bel niente delle donne. La fondue è pane e formaggio, amico mio. Davvero? Non pensavo che... Non farlo mai. Quando pensi di sapere cosa frulla nella testa di una donna è il momento che sei bello fritto e cucinato. Io mi concentro sul lavoro, che per ora è assicurarmi che tu e i tuoi uomini non verrete uccisi. Fibra di carbonio. Dovrebbe tenere testa alla baionetta tedesca. Anche se è improbabile che l'Idra vi attaccherà con un temperino. Ho saputo che hai un debole per questo. È più maneggevole di quanto si pensi. Mi sono preso la libertà di ideare alcune alternative. Questo è divertente. Qui sono stati inseriti dei relè elettrici che ti permettono di capire... E questo qui? No, quello è solo un prototipo. Di cosa è fatto? Vibranio. È più forte dell'acciaio e pesa un terzo. Assorbe completamente le vibrazioni. Perché non c'è nell'equipaggiamento? È il metallo più raro del mondo. Quello che hai in mano è l'unico che abbiamo. Lei ha finito, signor Stark? Il capitano ha un impegno da portare a termine. Che ne pensi? Sì, penso che funzioni. Queste sono alcune idee per l'uniforme. Qualunque cosa, amico.